Il commento intelligente. Che hai un determinato punto di vista dove partono i tuoi ragionamenti, che è davvero diverso dal mio, intendiamoci. Ma davvero, credete che una qualsiasi... Mi è piaciuto molto questo video. Ho apprezzato lo spunto riflessivo su come la crisi economica sia in realtà parzialmente aggravata dall'esasperazione mediatica del concetto. Non sono però d'accordo su dare interamente la colpa ai consumatori, ma capisco il tuo punto di vista. Ottimo video. Primo! Sì! No, no, aspetta. Secondo, grande! Il canale con pochi iscritti. Ma è simpatico. Aspetta che mi iscrivo. Ma che simpatico questo Jaser, fa super ridere. Ma che cazzo? Ma sto coglione non c'è neanche 100.000 iscritti! Ma vaffanculo allora, non sei famoso e non mi fai ridere, merda! Il canale con tanti iscritti! Sì, boh, fa ridere, è simpatico. Però 33 milioni di iscritti per giocare al computer mi sembrano un po' troppi. Minchia, ma questo è bravissimo! Non ho capito un cazzo perché era in inglese, però mi piace a prescindere perché il canale con più iscritti! Grande PewDiePie! Opinioni personali. Beh, in questo caso voglio dirvi che l'unico, ma proprio l'unico modo per mangiare una buona insalata è mettendoci lo zucchero sull'insalata. Ciao Richard, volevo dirti che non sono completamente d'accordo con te. Ti parlo per esperienza, perché una volta mi è capitato di condire l'insalata con lo zucchero e personalmente trovo che condirla con il sale la renda molto più buona. Capisco però che tu possa avere una tua opinione e la rispetto. Oh, ma è impazzito questo! Non permetterti di giudicare Richard perché non sai niente di lui. Lui ha ragionissimo a dire quelle cose e ne sa sicuro più di te perché è più famoso e tu sei solo invidioso. Ecco, così ti impari! Ma dimmi te a dire queste cose di Richard, che ha sempre ragione, cazzo. Saper usare la propria lingua madre. Ciao, ritengo che tu abbia fatto un ottimo video. Ho molto apprezzato la qualità tecnica e la ricchezza contenutistica. Mi raccomando, continua così. Saluti, Gian Simone. Ah, perfetto. Posso copiarla in bella. Bella, mi è piaciuto il video. Quando che ne fai altri mi farai sapere perché mi hanno piaciuti un frego. Risto presto, te fai un capotebbe per sempre e oltre. Speriamo che mi risponderebbi. Farsi fare pubblicità. Bene ragazzi, il vlog è finito. Mi raccomando, come vi abbiamo già detto, lasciate il vostro canale qua sotto nei commenti perché abbiamo deciso che pubblicizzeremo tanti tanti canali. Quindi vale veramente la pena provarci, lasciate il vostro canale qua sotto, mi raccomando. Ciao, grazie mille dell'opportunità, credo che questo possa aiutare molto. No, troppo per le lunghe. Ciao, se ti può far piacere ti lascio il link del mio canale qua sotto. No, troppo diretto così. Ciao, non è che per caso forse se non ti disturba potrei se fosse possibile. Grande. Teorie del complotto. E quindi, come vi dicevo, sono andato al cinema a vedere il secondo film, che secondo me non merita come il primo, in quanto il regista vuole che ti fermi a concentrarti sul significato. Ma ha venduto del cazzo! Guardalo, si è fatto sponsorizzare della Ferrarelle per fare sto video! Ma come? Guarda che è acqua del rubinetto, eh? Cioè, mi prende sete dopo un po'. Peggio! Vuol dire che i soldi te li ha dati il sindaco! Venduto di merda! Boo! Cioè, cazzo, hai presente quelle volte in cui tu le scrivi su WhatsApp e lei visualizza e non risponde, cazzo? E a te fa quella rabbia che ti viene voglia di scrivere sui post-it e ti viene una sete che neanche una Coca-Cola gelata può mandar via la rabbia. E quindi tu sei là tipo, cazzo, cosa dovrei fare? Micchio, questo ha capito tutto, c'ha ragione una cifra! Grande! Coca-Cola, cazzo, che ti fa una sete, però tu sei arrabbiato per WhatsApp.